Adesso vedete ancora la mia faccia? Sì. Sì. Zozza. Vedete delle immagini sullo schermo? Si vede tutto nero. Ora sì, si vedono le immagini che lei ha sotto, come foto. Ok. Prof, io vedo tutto nero. Pazienza un attimo ancora. Si mette questa immagine, la vedete? Sì. Io sì. Ok. Ok, la vedete giusto questa? Sì. Sì, prof. Ok, possiamo cominciare allora. Partendo da dove? In questa immagine avete uno spaccato del nostro pianeta. E potete osservare i tre strati in cui fondamentalmente viene convenzionalmente suddiviso l'interno della Terra: crosta, mantello e nucleo. Qui c'è un'ulteriore azione, il nucleo esterno e il nucleo interno. Raggio del nostro pianeta è di 6.317 km. La crosta, lo strato solido superficiale, è estremamente sottile, ha uno spessore che varia dai 4 ai 70 km. Lo spessore minimo, 4 km, è situato a livello della crosta oceanica, cioè di quella parte di superficie terrestre che è ricoperta dagli oceani, mentre 70 km massimo li troviamo a livello di crosta continentale, cioè quella parte di crosta che emerge rispetto alle acque. Bene, la crosta terrestre da quali tipi di materiali è costituita? È costituita da minerali e da rocce. Ecco perché lo studio delle scienze della Terra
prende in esame i minerali e le rocce. Dato che le rocce sono aggregati di minerali diversi, si parte con lo studio dei minerali. Allora, ho perso un'immagine importante, provo a andarla a recuperare. Abbiate pazienza. Mamma mia, che lentezza. Ok. Andate alla pagina 150 del vostro libro di testo. Mi sentite? Sì. Sì. Ok. Vedete la figura 8? Composizione chimica in peso della crosta terrestre. Quali sono gli elementi chimici che caratterizzano la superficie terrestre? Come vedete, 45% circa di ossigeno, 28% di silicio. Quindi da soli l'ossigeno e il silicio costituiscono circa il 75% del peso della crosta terrestre. Se ci aggiungiamo l'alluminio andiamo all'85%, col ferro andiamo al 90%. E poi quantitativi più ridotti di calcio, sodio, potassio e magnesio. Quindi 9 elementi chimici da soli costituiscono di fatto quasi l'intera totalità dei composti che costituiscono la crosta terrestre. Adesso vedete uno schema proiettato sullo schermo, giusto? Sì, si vede. Bene, perfetto. Allora, definizione di minerale. Intanto così, una nota. A marzo 2018 erano conosciute e catalogate 5.312 specie di minerali diversi. Un numero impressionante. Allora, un minerale per essere... cioè una sostanza per essere considerato minerale deve essere inorganica, naturale, solida, cristallina, deve possedere una formula chimica ben precisa e delle caratteristiche fisiche specifiche. Sostanza inorganica. Cosa vuol dire che è una sostanza inorganica? Vuol dire che, qui è meglio che prendiate qualche appunto, ok? Allora,
Inorganica vuol dire che quella sostanza non contiene atomi di carbonio, oppure se li contiene, che quell'elemento chimico si trova allo stato di ossidazione più 4. D'accordo? Ripeto, sostanza inorganica significa che non contiene atomi di carbonio, oppure se li contiene, il carbonio si trova nello stato di ossidazione più 4. Naturale. Il termine diametralmente opposto è artificiale. Un minerale, una sostanza, per essere considerata minerale, deve essere reperibile in natura. Se viene prodotta dall'uomo, non è più un minerale. Facciamo un esempio. Il diamante è un minerale. Ma esistono diamanti prodotti artificialmente dall'uomo. Chimicamente sono identici ai diamanti reperibili in natura, ma poiché sono artificiali, cioè sintetizzati dall'uomo, non possono essere considerati minerali. Una sostanza, per essere considerata minerale, deve essere solida, quindi non può essere una sostanza liquida, non può essere una sostanza allo stato gassoso. Significa che una sostanza, per essere considerata minerale, deve essere composta da atomi e molecole che occupano delle posizioni fisse nello spazio. Ok? Sono immobili. Gli atomi e le molecole non si spostano gli uni rispetto agli altri. Una sostanza, per essere definita minerale, una sostanza solida può assumere due configurazioni, una amorfa e una cristallina. Amorfa vuol dire che all'interno di quella quantità di sostanza, gli atomi e le molecole che la compongono sono distribuiti in modo disordinato. Viceversa, una sostanza che si trova allo stato cristallino presenta atomi e molecole che la costituiscono distribuiti secondo un preciso ordine, secondo una particolare architettura spaziale. Quindi la struttura amorfa si caratterizza per una disposizione disordinata degli atomi e delle molecole. La struttura cristallina si caratterizza per una disposizione spaziale molto precisa, ordinata, degli atomi e delle molecole. Mi spiego con un esempio. Questa che vedete è
La vedete? Questo piatto? Sì. Sì. Allora, questo è un piatto di silice. Chimicamente è diossido di silicio. Abbiamo detto una sostanza per essere definita minerale deve essere esprimibile con una precisa formula chimica. La formula chimica della silice, del diossido di silice, è SiO2. Capite bene che una delle sostanze più comuni è il principale componente della sabbia. E la cosa non ci sorprende perché i due elementi, tra i due elementi chimici più diffusi in natura ci sono l'ossigeno e il silicio. L'ossigeno e il silicio da soli rappresentano il 75% dei materiali componenti la crosta terrestre. Supponiamo che io fonda questa silice e che poi la lasci raffreddare. Se il raffreddamento è rapido, brusco, ciò che ottengo è il vetro. Il vetro ha questa composizione chimica. È ottenuto dal rapido raffreddamento della silice fusa. Se invece io consento a quel materiale fuso di raffreddare molto lentamente, il che vuol dire in tempi che possono essere stimabili in anni, ottengo il quarzo, che è uno dei minerali più diffusi, credo il secondo per diffusione, il 12% di tutti i minerali è rappresentato da minerali di quarzo. Quindi la composizione chimica è la stessa, ma mentre il vetro è ha una struttura amorfa, il quarzo ha una struttura cristallina. Ma cosa significa? Ecco le strutture chimiche a confronto. Vedete che il vetro, gli atomi di ossigeno in blu e di silicio in rosso, sono distribuiti in maniera molto disordinata. Struttura amorfa. Invece, nel quarzo, gli stessi atomi sono distribuiti in una maniera ordinata, estremamente precisa. Danno luogo, in altre parole, come abbiamo detto, alla cosiddetta struttura cristallina. Tutti i cristalli quindi hanno un abito cristallino. Cosa significa? Significa che supponiamo di avere in mano uno di quei cristalli di prima. Se noi immaginassimo di frantumare un cristallo e ridurlo in dimensioni sempre più piccole, ad un certo momento si giunge a individuare un'unità tridimensionale piccola chiamata cella elementare. Il mattone, immaginiamo questo, questa stella a cinque punte, che ripetendosi monotonamente per un infinito numero di volte origina il cristallo. Il cristallo si origina per effetto della monotona ripetizione di quella cella elementare che si aggrega in un numero elevatissimo di volte.
Andiamo sul libro di testo adesso. A pagina 150 in basso. Il 92% dei minerali è rappresentato dai cosiddetti silicati. I silicati vuol dire che sono fondamentalmente costituiti da silicio e ossigeno. Bene, nei silicati la cella elementare, l'unità di base del reticolo cristallino, è costituita dal tetraedro silicio-ossigeno. Cioè gli atomi vanno a formare dei tetraedri, cioè che sono dei solidi che hanno solidi a quattro facce con le facce triangolari, una piramide a base triangolare. Al centro c'è l'atomo di silicio, nei vertici di questa piramide ci sono i quattro atomi di ossigeno. Andate a pagina 151. Nella seconda immagine avete la stessa che io vi ho proposto. Avete una foto di un cristallo di quarzo. Sulla destra vedete tutti i tetraedri legati tra loro, tutte le celle elementari, tetraedri di silicio-ossigeno, legati tra loro in modo preciso, ordinato, che danno luogo a questo edificio dal classico aspetto cristallino. Qui vedete altri tipi di architetture. Questa è l'architettura a tetraedri del quarzo. Questa è l'architettura del diamante. Il diamante è costituito esclusivamente da atomi di carbonio, e carbonio allo stato puro. Qui invece avete una struttura cubica di fluorite, cioè che è fluoruro di calcio. Tutto chiaro fin qui? Quindi, ricapitoliamo. Una sostanza per essere definita minerale deve essere inorganica, naturale, solida, cristallina. Deve essere esprimibile attraverso una precisa formula chimica. Vedete tutti qui, queste tre sostanze sono minerali perché possono essere espresse con una formula chimica precisa, CaF2, CSIO2. Infine, i minerali, per essere considerati tali, devono possedere delle specifiche proprietà fisiche. Queste proprietà fisiche sono rappresentate dal colore. Ogni minerale ha un particolare colore che dipende dalla sua composizione chimica. Il peso specifico, che è il rapporto tra il peso di una certa quantità di sostanza e un ugual volume di acqua. La sfaldatura, che è la proprietà che hanno i minerali di rompersi lungo piani preferenziali. Immaginate di avere tra le mani un blocco di salgemma, di sale da cucina. Il sale da cucina ha un habitus, una struttura cristallina cubica. Se voi lo spaccate, si formano dei cubi più piccoli. Questa particolare caratteristica di rompersi sempre nello stesso modo, cioè secondo piani preferenziali, si chiama sfaldatura. Quando invece i minerali
si rompono in modo irregolare, si parla di frattura. Poi ce ne sono altre. Infine c'è la durezza. Io vi ho parlato delle proprietà fisiche più importanti, ricordiamole: colore, peso specifico, sfaldatura, frattura e durezza. Nella prossima lezione partiremo da qui. Esiste infatti una scala della durezza che si chiama scala di Mohs, dal nome dello scienziato che l'ha ideata, che permette di classificare i minerali in base alla loro durezza. È una scala empirica, dal più tenero al più duro. Allora, direi che per oggi può bastare. Ci vediamo la settimana prossima con la verifica. Avete domande da fare? Allora, c'è qualcuno che adesso mi scrive che non ha capito la definizione di peso specifico. È una proprietà fisica che caratterizza distintamente i diversi minerali. È il rapporto tra il peso di una certa quantità di quel minerale e un ugual volume di acqua distillata. D'accordo? Queste cose dovreste trovarle anche sul vostro libro. Ci siamo? Allora, direi che possiamo interromperci qui. Prossima settimana, ma anche l'altra, penso, non mi ricordo quante persone devo ancora interrogare, faremo le verifiche di recupero, le verifiche ordinarie sull'atmosfera e di geografia. Concluso il giro, nel frattempo vi dirò se ha senso proporre le verifiche di recupero per chi volesse sostenerle, e poi riprendiamo con i minerali, completiamo i minerali parlando della loro durezza e poi iniziamo, vediamo la classificazione dei minerali, silicati e non silicati, e poi passiamo alle rocce. Ok?